ci vorrebbe al mio posto. Avessi anch'io la forza di San Deonimagno, un uomo inerme. Affrontò Attila da solo. Potessi come lui fermare quest'uomo flagello che sta piombando sugli uomini. Che disse mai Santeone ad Attila per convincerlo a tornare indietro? Nessuno lo saprà mai. Oh, l'infinita potenza dei santi. I due corrieri uccisi, brutta storia, vero? Possono accontentarsi, ieri erano solo due impiegati tedeschi, oggi li chiamano già eroi. Voi siete troppo cinico, Rikis. Perdonate Vi l'ardire. perdono. Grazie. Berreste un bicchiere con me? No. Ah già, dimenticavo che non bevete. Allora ne berrò un altro io. T'ho detto, dammi la pistola. Forse quel tipo che ti interessa lo porta così? La pistola? Sulla pancia? Sì. Eh? E perché non me l'hai detto subito, ragazzo? Ma certo che lo conosco, il suo uomo! È il colonnello Dougra Mortimer. Mortimer è un gran uomo, un gran soldato. Il più formidabile tiratore della Carolina. Gran soldato. Ora si è ridotto a fare monkey killer come te. Tutta colpa dei treni, dei stramaledetti treni! Puh! Ehi, amico, un momento! Non andartene sentito così. Tu ci hai aperto gli occhi. Voi due siete a modo. Prego, il vaso è colmo. Ma noi vogliamo aiutarvi. Non è forse vero, ragazzi? Oh, ma certo. Tu vuoi far volare l'elefante, giusto? Beh, allora ti servirà un po' di pizzico, lo sai, di pizzicologia. Sa sentire che devi fare. Prima tu. E poi subito dopo tu. E poi usa la piuma magica, capito? Questa. La piuma magica? Già, ho capito. Quasi tutti si rincitrono l'iscolo in primavera. Perché esempio, tu che te ne vai passeggiando, pensando ai fatti tuoi, senza curarti di guardare a sinistra o a destra, quando tutto ad un tratto il tuo sguardo si posa su di un musetto grazioso. Ti cominciano a tremare le ginocchia. Ti gira la testa. Ti senti leggero come una piuma. E prima che tu te ne accorga, navighi fra le nuvole. Ed è allora che cominci a fare follia e perdi completamente la testa. Via, Oreste, non è che un coniglio col panciotto, è l'orologio. Oh, può farissimo! È tardi, tardi, tardi! Questa sì che buffa, perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore! Ma che? Ma che? Non aspettano che me! In ritardo sono già! Non mi posso trattenere! Deve essere qualcosa di importante, forse un ricevimento. Signor Coniglio, No, no, aspetta! no, 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 è tardi, tardi, sai, io sono già in mezzo ai guai! E non posso dirti ciao! Ho fretta, fretta, sai! Ah, sì! Ma no, che qualcosa del loro papà! Beh, vedo che finalmente anche tu hai un bel collare. Chi c'è da dire? Chi era il telegrafo? Pongo, Regent Spark, è un allarme generale. Cos'è accaduto? Cosa dice? Dimmi, Danny, dimmelo! Dimmelo! Questo sì che è grave. Cosa, Danny? Cosa? 15 cuccioli dalmati rubati. No! Hanno chiamato la polizia, Scannonier! Gli uomini hanno già fatto il possibile, ora tocca a noi cani. Forza col telegrafo! Dall'allarme! Dovrebbe arrivare qui fra, diciamo, mezz'ora. Chi? Chi? Mi piacerebbe saperlo, chi? Te l'ho detto, Anacleto, non ne sono sicuro. So soltanto che deve arrivare qualcuno, una persona molto importante. Barbagianate! Il destino lo guiderà fino a me perché io possa a mia volta guidarlo al suo legittimo posto nel mondo. Ah, e dici che arriverà tra mezz'ora? Ah,
Ah, bene, lo vedremo. Sono io. Sono il grillo parlante e vivo in questa stanza da più di 100 anni. Ora però questa stanza è mia, perciò vattene immediatamente senza nemmeno voltarti indietro. Bada Pinocchio, guai a quei ragazzi che si ribellano e abbandonano la casa paterna. Canta pure come ti pare, grillo mio. Ma io domani scapperò via, perché se resto qui mi toccherà andare a scuola e studiare, e io non ne ho punta voglia. Povero grullo, così diventerai un bel somaro. Chetati, grillaccio del malaugurio. E allora imparo un mestiere. Vuoi che te lo dica? L'unico mestiere che mi va è quello di mangiare, bere e dormire dalla mattina alla sera. Per tua regola, tutti quelli che vanno con questo mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione. Bada grillaccio, se mi monta la bizza, guai a te. Povero burattino, mi fai compassione. Si vede proprio che hai una testa di legno. Ah sì?